Ma ho visto una brutta partita, brutta. E noi potevamo fare sicuramente di più perché a mio parere siamo stati poco equilibrati in campo. Abbiamo fatto tanti errori tecnici e tattici e loro sono state molto ospitate perché ci hanno punito sui nostri errori. Ma le motivazioni naturalmente sono sempre tante, complesse, è un po' di tutto. È chiaro che la serenità in questo momento è l'aspetto che ci manca di più perché siamo frenetiche, vogliose ma poco lucide. In campo si perdono equilibri importanti, è necessario ritrovarli perché senza equilibrio non si va molto lontano. Sì, le partite ci sono ancora, lo spazio e il tempo c'è ancora, le possibilità ci sono, l'importante però è partire da noi, da rimetterci un po' tranquille, ripeto, cercare un po' di serenità che è fondamentale, perché se si vuole cercare di esprimere un buon gioco e soprattutto fare risultato è necessario ritrovarci un attimino sotto tutti i punti di vista. Sì, diciamo che in questo momento abbiamo molte giocatrici che sono a rientro da infortunio, quindi non hanno i 90 minuti, però insomma la cosa buona è stata che intanto sia Iannella ma anche Fabiana Costi sono comunque rientrate in campo e sono a disposizione, devono crescere di condizione e se lo faranno credo che potranno dare un grande aiuto. No, io sto bene e non vedevo l'ora di esordire, anche se speravo un esordio minore e migliore sotto il punto di vista del risultato, però sotto il punto di vista personale è andata molto bene e sono contenta. Sono stati 5 mesi e mezzo lunghi, pieni di sacrificio, ma devo dire che oggi non vedevo l'ora di entrare per dare una mano alle mie compagne. Beh, abbiamo approcciato la partita non benissimo, siamo andati un po' in confusione, soprattutto dopo il gol, ci siamo buttate giù e questa penso che sia una nostra pecca. E quando sono entrata, beh, la situazione non è cambiata molto, anche se abbiamo provato fino all'ultimo a cambiare il risultato, è andata male, abbiamo preso il secondo gol, ma alla fine era finita la partita. Penso che ora in campo va messo tutto quello che non abbiamo messo fino adesso. Oltre, non servono più ormai l'aspetto tattico, tecnico, ma dobbiamo andare oltre con il cuore, con la grinta, con l'orgoglio, l'amore per la maglia e ci dobbiamo salvare. Voglio dare una mano alle mie compagne, mancano 4 partite e tutto ancora non è perso, non è finito, quindi penso che anch'io dovrò dare il 101%, forse qualcosa in più delle mie compagne.